Noi siamo in questo momento nella seconda sala di quelli che all'inizio abbiamo definito gli anticanoviani, ma poi ci sembrava troppo duro questa, ancora una volta, questa posizione. Allora abbiamo parlato più in generale di un tradimento di Canova, coloro che hanno tradito Canova, guardando, avendolo ancora in qualche maniera al loro fianco. In maniera più o meno, come dire, cosciente hanno fatto ciò. Se prendiamo il caso di Tichy, non sappiamo se Tichy guardasse o meno a Canova. Quello che sappiamo è che come Canova sublima la materia attraverso la scultura, Tichy sublima la materia attraverso la fotografia. Però Canova lo fa puntando alla perfezione più assoluta. Tichy fa il contrario, perché lui si faceva queste macchine fotografiche fatte di cartone, cemento e tappi di bottiglia, e questi non attrezzi paradossalmente gli permettevano di fare delle fotografie che avevano una patina stupenda, completamente sfocate, in qualche maniera appunto di raggiungere una sublimazione della materia simile a quella che è appunto di Canova, ma senza passare da Canova. Ci sono poi Saudek, che è un contemporaneo di Tichy, c'è Witkin, che addirittura prende una composizione classica, usa un modello compositivo assolutamente classico, ma in mezzo non ci mette più la forma perfetta, ma ci mette il reietto, l'eretico, lo storto, il transgender. Ci mette tutte queste persone che sono espulse dalla società in qualche maniera perché non appartengono a nessun tipo di canone. E rende il brutto canone. E infine poi ci sono gli ultimi artisti, che fanno un passaggio ulteriore, non hanno più neanche tanto bisogno di argomentare il brutto. Loro fanno un passaggio interiore, mettono al centro di nuovo Canova, quindi di nuovo un canone che assomiglia al bello, ma non è più un bello ideale, un bello vulnerabile. E qua ci fa capire un'altra cosa importante di questa mostra, ovvero che al centro di questa mostra c'è sì il corpo, ma c'è sostanzialmente l'amore. L'amore che Canova provava verso il corpo e probabilmente verso molti corpi, e l'amore che invece loro provano verso la vulnerabilità, quale principio assoluto della contemporaneità, forse.